Favorire l'inclusione tra i generi, tra le generazioni e tra le culture. Si terrà il prossimo 19 luglio all'Arena della Vittoria l'evento La Scala dell'Uguaglianza, organizzata dall'Associazione di Volontariato Gens Nova e patrocinata dagli assessorati comunali allo sport e al welfare dalla città metropolitana e da Sport e Salute. Nel corso dell'evento sarà scoperto un pannello installato nello stadio che simboleggia la Scala dell'Uguaglianza. Appunto, e quindi la parità di diritti per uomini e donne nel contesto sportivo a tutti i livelli, sia tecnici sia dirigenziali. Allora, l'idea nasce dal fatto che Gens Nova, che quest'anno ha compiuto 18 anni, si occupa ormai da una vita di tutela delle fasce deboli contro ogni forma di violenza. E per tutelare le fasce deboli contro ogni forma di violenza bisogna ripristinare prima di tutto il principio di uguaglianza, un principio che la nostra Costituzione contiene, ma solo, ahimè, come un principio astratto. In concreto, ogni giorno, sia a livello economico, culturale, sociale, affettivo, assistiamo invece a esempi di grave disuguaglianza. Quindi l'obiettivo di questa iniziativa, proprio con Gens Nova, è proprio quello di far sì che questa parola, che è bellissima, diventi una realtà concreta e non un concetto astratto. Ed è proprio per questa ragione che abbiamo deciso tutti insieme a fare questo progetto, che ripeto, ha un valore simbolico nel momento in cui si usano dei loghi e delle sigle, ma in realtà faremo tutta una serie di iniziative. Che a dire la verità sono 18 anni che facciamo, andando nelle scuole, incontrando la gente per strada, nelle piazze, nei convegni, attraverso un'assistenza legale gratuita H24, quindi attraverso una serie di iniziative faremo in modo che questo valore sia sempre più, come dire, attuale e diventi sempre più concreto. Perché lo Stadio della Vittoria? Perché lo Stadio della Vittoria è del 54, ha un ricordo storico e quindi ci vogliamo ricollegare a quello, ma il tema principale è legato alla scala. La scala perché deve rappresentare l'eguaglianza di generi, abbattere questa differenza tra uomo e donna. E in questo caso ci leghiamo al mondo dello sport. Sport e Salute ci ha affiancato in questa progettualità e con entusiasmo avremo modo di farvi capire e conoscere il messaggio del Presidente Cozzoli in questa direzione. Quest'anno, oltre alla scopertura di questo murales, di cui non vi posso anticipare nulla perché invito tutta la cittadinanza a venirla a vedere il 19, dalle 18:30 in poi, ci saranno delle aree sportive. Lo sport in questo caso si legherà ad alcune associazioni, che sono la Kyoan del maestro Simmi, la Dellino Team del maestro Dellino e l'Anastasis dell'amico Mimmo Pesole. In questi spazi loro effettueranno delle dimostrazioni di difesa personale, soprattutto delle donne, per legarci sempre a questo concetto della parità di generi.